E là? Finalmente! Oh yeah! Allora, nella storia, nella mia storia, c'è stato ci sono stati dei punti importanti, e questo è stato per me un triennio importantissimo, quando il mio mito mi ha, io scherzosamente ho detto al mio label manager dell'Ariston: sì sì, io canterei qualcosa se, di qualcun altro, se me lo scrivesse Bernie Taupin e Elton John. E lui ha detto: vediamo. Era inglese, Graham Johnson, per cui era uno che viaggiava, e una settimana dopo mi arrivò un provino fatto al pianoforte, pianoforte e voce, cantato da Elton, dove mi chiedeva se potevo gentilmente, anche se ero una affermata cantante italiana, se potevo prima cantarglielo solo pianoforte e voce, così lui decideva con il suo staff se io ero adatta a cantare quel pezzo, che originariamente era stato scritto per Sinatra. Poi Sinatra, a Sinatra non lo so perché, no, Elton John non piacque la versione di Sinatra e del suo arrangiatore, e si riprese la canzone, che restò lì nel limbo fino a che arrivò la matta e gliela cantò, e a Elton John piacque. Questa canzone si chiama Remember. I repeat it time and time.